Da oltre 30 anni ritorna a Monbaroccio la festa degli alberi dei prodotti tipici locali, evento dedicato al mondo della natura, dei gusti e all'artigianato che per il secondo anno consecutivo verrà ambientato all'interno del suggestivo bosco del Beato Sante. Mercatini, laboratori, visite guidate e tante altre attività verranno distribuite nelle due giornate dell'11 e 12 maggio prossimi, a partire dall'inaugurazione con la presenza delle autorità prevista per la prima giornata alle ore 15:30. Quali sono le novità di questa edizione? Le novità sono tantissime perché abbiamo puntato a due cose in particolare. E soprattutto ai ragazzi, a dei giochi antichi, non più giochi nuovi o cose tradizionali che si trovano oggi, ma i giochi antichi di una volta. Vorremmo riscoprire proprio in quel luogo dove i frati francescani hanno percorso una storia, vorremmo proprio lì riportarci all'antichità, perché crediamo che sia importante fermarsi, perché le nuove tecnologie forse ci portano troppo a distrazioni. Vorremmo riportare i nostri giovani, i nostri bambini a dei giochi antichi, dei giochi tradizionali. E poi abbiamo pensato al cibo d'eccellenza, al cibo di qualità, perché proprio in quel bosco dobbiamo promuovere le nostre eccellenze. L'importanza dell'evento non soltanto punta alla scoperta della natura, alla salvaguardia e tutela dell'ambiente, ma pone anche un obiettivo di avvicinare e richiamare più persone possibili a visitare e conoscere il santuario del Beato Sante. Il santo che si è formato in questo luogo di contemplazione, ma anche perché questo edificio ha un'importanza anche architettonica, artistica, quindi oltre alla devozione, alla parte religiosa, c'è anche una parte artistica, quindi molti vengono a vedere queste opere d'arte, come c'è un crocifisso sopra l'altare che è del 1300 della scuola senese. La festa inoltre sarà anche un'occasione per osservare i vari tipi di piante presenti all'interno dei sentieri del bosco attraverso le spiegazioni delle guide. Attività didattiche invece saranno messe a disposizione da circa una cinquantina di studenti dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, che oltre ad avere ripristinato la segnaletica nel bosco, nelle due giornate metteranno a disposizione dei presenti una mostra dei prodotti tipici e un laboratorio creativo di coltivazioni di semi. I nostri ragazzi saranno presenti anche sabato e domenica con lo stand della scuola, venderemo i nostri prodotti, li presenteremo, noi abbiamo un'azienda agraria qui a Pesaro che produce olio, vini e aceto e poi faranno questi laboratori didattici per i bambini anche delle scuole, quindi un laboratorio di taleaggio, un laboratorio di semina, sarà possibile insieme a loro preparare delle piantine per il divertimento un po' di tutti. Abbiamo presentato questa festa anche come buona pratica sul territorio per la promozione e l'incentivazione all'amore per l'ambiente e alla salvaguardia del territorio.